Siamo qui il collegamento, Gianluca. Siamo il collegamento dall'Olivetto Stadium, ma Mix Zone, ma Mazzarri non verrà da queste parti. Così facciamo bene farlo. Vabbè. Ciao Gianluca, buon rientro. Naturalmente grazie a te, Carmine Martino, Alfredino Maiorano. E allora andiamo fino alla fine con le telefonate 081 63 63 63, se avete ma anche i vostri messaggi, molti messaggi, però il numero di telefono è essenziale se avete voglia così di condividere un po' i vostri pensieri su questa partita. Incredibile, ufficiale con il sottoscritto Massimo D'Alessandro, un pizzico di pubblicità. Panda. Nuova Fiat Panda, da oggi anche a metà, meno di 12 euro per un Fiat, 2% 0 e tasso 0. Ci aspettiamo sabato e domenica. Devo dire una cosa, eccoci. Allora, Gianluca, a proposito di Caseres, riprendendo il filo diretto con i nostri ascoltatori, abbiamo chiuso il collegamento con lo Juventus Stadio e con Gianluca Cifoni. Torniamo a sentire i vostri commenti. 081 63 63 63, pronto? Pronto? Sì, ti sentiamo, un po' lontanuccio, ma ci sei, pronto? Allora, vi prego di annullare i viva voce, gli auricolari, eccetera, ho già fatica così a sentirvi, vi prego, poi le linee GSM che è caduto, l'amico mi è sembrato di capire dalla Svizzera. Dalla Sicilia, no, avevo capito Sicilia. Vabbè, magari riprova a chiamare, un altro amico già collegato con noi, pronto? Pronto? No. Vedi? Pronto? Ecco, ciao Dario, mi senti? Ciao Dario, vai. Scusatemi ragazzi, volevo fare un paio di considerazioni, se me lo consentite. La prima, un applauso all'arbitro perché ha abitato benissimo e stavolta nessuno ci si può lamentare, non abbiamo fatto la fine di Pechino, cioè un bene. Beh, evidentemente le pressioni così abbiamo un po' tutti, diciamo, gli avvertimenti hanno dato qualche frutto, ecco, arbitrato in maniera serena. Quindi ce la possiamo pigliare solo con noi stessi, perché se posso dire la mia, questa partita si poteva tranquillamente vincere contro una Juve che non è imbattibile. Per me l'abbiamo presa tatticamente questa partita, perché abbiamo visto che Maggio dal primo minuto era sempre sotto a Samoa e secondo me ci voleva un cambio appena la serie, visto che stava in difficoltà, doveva sostituirlo. È un ottimo giocatore, ma stasera non ci stava proprio, onestamente. Va bene, dai, sul discorso che la Juve è assolutamente battibile, io sono con te. E Mazzarri, che parla sempre di Juve, di fenomeni, io fenomeni non li vedo, mi sembra tutt'altro che una squadra imbattibile, però poi i fatti vanno contro di me, non contro l'allenatore del Napoli, perché insomma è ancora imbattuta in campionato questa squadra, ricordiamolo. Non mi sembra poco. Ma questo lo dico, Mazzarri ma era stato espulso, stava in banchina. Stava in banchina, certo. E che partita, che ha detto che abbiamo dominato il possesso palla, non abbiamo toccato un pallone, hanno giocato quel po', hanno giocato solo loro. Io vorrei sapere che partita ha visto. Però neanche che abbia creato chissà cosa la Juventus. Questo no, però di appellarsi sul fatto che abbiamo il 52% di possesso palla, è che sapete, non abbiamo toccato un pallone. Su quello, effettivamente. Abbiamo fatto un solo tiro in porta alla traversa di Cavani, e basta. È quell'altro tiro di Cavani che poteva avere maggior fortuna, per il resto voglio dire la partita proprio anonima. Sì, c'è stata quella potenziale occasione per Pandev, ma insomma Marchisio si è trovato davanti a Marchisio, no, ma alla fine non è chissà che. Vero. Posso fare un'ultimissima considerazione? Dai, sei rapida, sì. Sulla pessima regia televisiva che ci hanno propinato per tutto il primo tempo, quel tiro di Giovinco al terzo minuto e la traversa di Cavani ce l'hanno fatta vedere una sola volta, secondo me. Dario sta arrabbiato, questa è la verità. No, mamma mia, un abbraccio affettuoso Dario, alla prossima. Dai, io intanto stavo cercando notizie dell'episodio che ha preso incredibile, incredibile. Salve, sono Ernesto,
chiamo da Caserta. Prego Ernesto. Allora, volevo dirle, no, niente, è andare alla partita del Napoli. No, in effetti l'unica cosa che vedo, l'unico rammarico che ho della partita, perché voi in effetti